Avete mai la sensazione che ci sia un modo per parlare con qualcuno a cui vuoi bene anche dopo morto? Vorresti parlare con Debbie? Sì. Comunicare con le persone più care che sono venute a mancare o semplicemente avere testimonianza di un qualcosa dopo la morte sono due cose che da tempo antichissimo hanno interessato l'uomo, sono state oggetto di studio e sono al centro di opere letterarie e cinematografiche, come ad esempio Ouija, la pellicola diretta da Stiles White che prossimamente farà il suo ingresso nelle sale italiane. Al centro di questa storia, la tavola Ouija, tra gli strumenti più conosciuti ed utilizzati per comunicare con il mondo dell'aldilà. Si tratta di uno strumento nato come gioco verso la fine dell'Ottocento ed utilizzato tutt'oggi ed ancora in produzione. Col cuore sincero, come amici veniamo. Spiriti vicini, noi vi evochiamo. Se c'è una presenza, per favore si faccia riconoscere. Si dice che il nome Ouija, una fusione tra il francese Oui e il tedesco Ya, sia stato scelto dalla stessa tavola durante una seduta spiritica. Si tratta di leggende che hanno contribuito ad alimentarne il mito, e noi oggi siamo qui per parlare con un vero e proprio esperto, Luigi Cozzi. Sara, se stai facendo finta che sia Debbie, sei veramente pessima. Ti giuro che non sto facendo niente. Sto morendo di paura. Vi prego, smettiamo. Mi dispiace, ora. Puoi rimettere la mano, per favore? Siamo qui con Luigi Cozzi all'interno del Profondo Rosso Store per parlare di spiriti. Come tu ben saprai, sta per arrivare nelle sale italiane un film, Ouija, e già dal titolo si capisce di cosa parlerà questo film, della tavola Ouija. La tavola Ouija evoca i spiriti, ma non spiriti maligni. Il cinema mette gli spiriti maligni, se no il film è finito, cioè se evoca uno spirito buono che li benedice e dice ragazzi fate bravi, i ragazzi dicono ma che fin dalla dove siamo venuti a vedere. Debbie è morta qui. Non credo che sia una buona idea. Adesso nelle sale arriverà un film interamente incentrato su questa tavola per comunicare con gli spiriti. Cosa ti aspetti a una pellicola del genere? È il primo film che è tutto imperniato sulla tavoletta, tutto parte e gira intorno a questa. Quindi è una novità in un certo senso, proprio anche nell'orrore, hanno fatto migliaia di film horror, però non c'è mai stato un film solo su questa tavola. E questo mi sembra un film in linea con l'evocazione, cioè con questo tipo di cinema moderno che sta riciclando il vecchio orrore. No? Poi il cinema deve soddisfare essenzialmente nella massa dei bisogni primari, no? Quello di ridere, quello di piangere. Allora la gente deve scaricare la carica che ha dentro in un modo finto e l'orrore è perfetto. È tutta finzione, ok? È solo un gioco.